Raga, assurdo, ho dei quadri in casa, finalmente le vuotissime pareti di casa mia si stanno riempiendo. Questo è un poster di Euro Disney del 1992, quando sono andato la prima volta da piccolino. Questo invece è un puzzle di Grand Budapest Hotel da 1000 pezzi, per il quale ho perso la vista. Comunque, a parte tutto, dato che questo video non parla di decorazione degli interni, l'argomento di oggi, l'ultimo dramma televisivo, la mia ultima disavventura con la Rai. Se mi seguite su Instagram, mi trovate come Human Safari. Non vi sarà nuovo ciò che vi sto per raccontare, però comunque vorrei spiegarvelo un pochino nel dettaglio, perché so che vi piace, insomma, questo gossip, queste cose che mi capitano, no? Più che altro vorrei dare un'utilità a ciò che è successo e quindi ci sta a raccontare, insomma, voglio sputtanarle ancora una volta. Dai, non è successo niente di grave, però mi sono girato un pochino le palle. Come mai? Perché qualche settimana fa sono stato contattato da una giornalista che, insomma, mi proponeva di partecipare ad un servizio che stavano preparando, ammettendo che era praticamente la copia di quello che è andato in onda sulla 7, quello di Piazza Pulita, al quale io ho preso parte. Vorrei dirvi che mi hanno contattato per farmi parlare in qualità di operatore turistico, rappresentante del settore, ma in realtà no. Secondo me mi hanno semplicemente visto in quel servizio e mi hanno scritto su Instagram, che non è proprio il modo più intelligente per fare queste comunicazioni, dato che è molto probabile che io mi perda i DM. Però quel giorno stavo rispondendo un po' di messaggi privati, ho beccato quello di questa giornalista, ci siamo scambiati i numeri di telefono e da lì sono iniziate tutta una serie di telefonate abbastanza lunghe da poter diventare episodi di podcast e note audio infinite che potevano tranquillamente essere registrate in SIAE, pubblicate su Spotify e partecipare a Sanremo. In pratica volevano chiedermi di mandare dei contributi per prendere parte a questo servizio che voleva parlare un po' della situazione attuale del mondo dei viaggi, no? E quindi, sapendo che ovviamente non mi avrebbero pagato, era comunque una buona opportunità per me per dire la mia, ho deciso di accettare. Anche perché mi hanno subito attirato dicendomi: guarda che facciamo tot percentuali di share, TV nazionale, insomma, mi hanno detto un sacco di... non me ne intendo di televisione, non ho letto il manga. Vogliono che io prepari del materiale, quindi non era un'intervista come è andata con la 7. Io pensavo di fare un'intervistina, loro la registravano e poi mandavano in onda un po' di immagini che potevano tranquillamente reperire dai social. Mi hanno chiesto di preparare del materiale, quindi mi ritaglio un po' di tempo, mi ci metto, registro, monto, taglio, mando, non va bene, rifai, ok, e poi parto per la Turchia. Me ne dimentico un po' di questa cosa pensando che tutto andasse bene. Invece quando torno mi richiamano e dico: guarda che però abbiamo quell'intervento che parla di questo, quell'intervento che parla di quello, insomma, volevamo fare il servizio identico che parlava delle Canarie, delle Baleari, il fatto che si possa viaggiare all'estero e non in Italia. Io volevo dire qualcosina di diverso. Mi è sembrato di capire, parlando con la giornalista, che su alcune cose ero un pochino più informato, ma ci sta perché alla fine è il mio lavoro. E quindi abbiamo deciso che, cioè, loro hanno deciso che ciò che avevo fatto prima non andava bene, dovevo rifare tutto e mandare due interventi diversi in cui parlavo della situazione in Islanda e del passaporto vaccinale. Sia chiaro, io non volevo fare polemica, dire cose scomode, spiegare la situazione in Islanda, che al tempo era: tu vuoi andare in Islanda, legalmente per turismo ci puoi andare, devi presentare all'arrivo un tampone PCR negativo, fare 5 giorni di quarantena e un secondo tampone al termine della quarantena. Se anche quello è negativo, puoi girare per l'Islanda vuota e priva di turisti, figata. Per evitare questi 5 giorni di quarantena, che possono essere un po' scomodi, considerato che magari hai una settimana di ferie, già i voli costano tanto, c'è un'eccezione che riguarda i vaccinati oppure le persone che hanno già fatto il Covid e quindi hanno gli anticorpi. Noi siamo i primi in Italia, come si vuole, ad organizzare i viaggi per vaccinati. Insomma, avevo parlato di questo e quello era un intervento. L'altro intervento riguardava il passaporto vaccinale e mi sono limitato a dire che non è un concetto nuovo, nel senso, non ho detto secondo me è sbagliato, non è giusto perché non tutti hanno accesso al vaccino, io che sono giovane non lo faccio, tutte quelle cose lì. No, ho semplicemente detto non è una cosa così nuova, perché magari non lo sapete, ma alcuni paesi africani necessitano che tu abbia il vaccino non per il Covid ma per esempio per la febbre gialla. Non puoi andare in alcuni paesi se non hai fatto tot giorni prima il vaccino per la febbre gialla, quindi una sorta di passaporto vaccinale già esisteva e questo era l'oggetto del mio secondo intervento. Quando mi hanno chiesto di rifare tutto, mi hanno anche detto che il servizio era stato anticipato. Io ho detto: porca vacca, sta settimana sono pienissimo di lavoro, vabbè, comunque ho detto che l'avrei fatto, non è che li pacco all'ultimo. E quindi mi ci metto, registro, monto, sistemo, mando. Tra l'altro mi sono anche preoccupato che fosse tutto in 4K, che si vedesse da Dio, e poi mi fa: ma girameli pure su WhatsApp. Quindi qualità webcam dei Lego, però ho fatto anche WeTransfer, ho inviato tutto e poi me ne sono altamente dimenticato, perché ho troppe cose a cui pensare e non ci sto dietro. Nel frattempo però avevo detto mio padre che sarei andato in onda quel giorno a quell'ora, che tipo adesso non mi ricordo già più. Quel giorno, poco più tardi, arriva mio padre e mi dice, perché mi deve portare una roba, e mi fa: ma perché non c'eri nel servizio? Io: non è vero, mi hanno tagliato. Scrivo subito alla tipa: no, ci deve essere un errore, dopo tutte le rotture di palle, tutto il tempo che ci ho sprecato, non possono tagliarmi, mi hanno cercato loro, perché io lo so che qua c'è già il boomer pronto a rompermi e dirmi: piagnucoli, perché? Oh, mi hanno cercato loro e non mi hanno messo nel servizio. Chiamo la tipa e mi risponde, mi fa: lo so perché mi
mi stai chiamando perché hai visto che non c'eri nel servizio e mi hanno tagliato a detta sua, non perché volevano censurarmi o che, e ci credo sinceramente perché non ho detto niente di scomodo neanche per la TV, ho detto le cose abbastanza tranquille però comunque interessanti, sicuramente che non avevo detto nell'altro servizio, che non erano ancora state trattate. Mi ha detto che mi hanno tagliato per esigenze di tempistiche, che gli ospiti sono andati troppo lunghi, hanno parlato troppo e quindi hanno dovuto tagliare, non hanno potuto mandare in onda i miei contributi. La cosa bella è che il secondo dei due contributi, mi ricordo, era tipo 28 secondi, cioè tu mi stai dicendo che in un programma che dura tot non riesci a trovare 28 secondi per far parlare un pirla che guarda caso fa questo di lavoro e questo è tipo anche il mio settore per 28 secondi, e quindi tutto il tempo che ci ho sprecato dietro a sta cosa è sfumato perché hanno deciso di tagliarmi del tutto. Grazie, tra l'altro mi hanno dato una grandissima sensazione di disorganizzazione. Io sono tanto disorganizzato sul lavoro, infatti c'è la mia assistente che è un angelo che mi aiuta in tutto, altrimenti non ce la farei, però loro veramente raga stra disorganizzati, mi sono sembrati stra disorganizzati al punto che in una puntata in diretta TV nazionale importantissimo, guarda siamo i numeri uno, non riesco neanche a gestire un micro intervento di 28 secondi. Non dico tutti e due, non dico non me lo dovevate far rifare, non dovevate farmi sprecare tempo, perché lo riconosco che parlare in diretta televisiva comunque è una buona opportunità. Non sono stati in grado di inserire la... vabbè, cos'è successo? Non è finita qui. Io comunque ho chiamato la tipa senza diventare scurrile, l'ho fatto capire che non era carino far sprecare tempo alle persone che lavorano, perché ok che per molti il nostro non è un lavoro vero, quello dei content creator, però in qualche modo ci vengono a cercare quelli della TV, quindi forse qualcosa valiamo. Ma vabbè, quella è sempre una solita storia. Nel frattempo mi avevano contattato dalla Rai, dalla radio Rai, cioè dalla radio che guarda caso è la radio Rai, per fare un intervento in diretta. Prepara il video che lo mettiamo sui social, va bene, mando tutto. Guarda che ci vediamo a quest'ora, va bene, sono lì pronto, facciamo la prova, poi ci rivediamo tra mezz'ora. Ok, sono qua e vado in diretta. Sarebbe un vero peccato se la stessa persona che avete preso in giro il giorno prima poi si ritrovasse in diretta sulla radio sempre della Rai e vi facesse fare una bruttissima figura. Sì, sarebbe stato un peccato, infatti non l'ho fatto. Avrei potuto benissimo sputtanarli in diretta, però sarei andato a creare una situazione un po' di disagio alle due persone presenti in studio, i due conduttori, tra l'altro uno mi conosceva pure, che stavano lavorando anche loro, non mi sembrava carino metterli in difficoltà. E quindi non ho fatto nessuna scenata, mi limito a raccontarvelo su YouTube. Certo, quando è iniziata la puntata in radio, la tipa mi ha chiamato, cioè ha sbagliato il mio nome. Allora, diamo il benvenuto a Nicolò Ballini. È scritto ovunque, non mi chiamo Nicolò Ballini, mi chiamo Nicolò Ballardini. Un saluto a Nicola Ballardini e come si chiamava l'altro? Il servizio di mi si chiamava quello che mi ha rubato il video. No, è già caduto nel dimenticatoio. No, il servizio di Filippo Vendemmiati. Grande, poverino, lo tiro sempre in mezzo solo perché una volta mi ha ciulato un video. Comunque raga, questa è la storia, niente, mi ha fatto girare le palle, ma mi è passata subito perché nel frattempo mi sono nate due nipotine. Yeah, sono bellissime. Ho fatto male a fidarmi alla Rai, raga, assolutamente sì. Niente, cioè ho proprio fatto male a fidarmi, avete ragione. Comunque, basta, ci vediamo. Fa troppo ridere questa situazione, cioè non me va bene una. Quando mi interfaccio con altre realtà che non sono il web... E vabbè, niente ragazzi, il video di oggi finisce qua. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, ringrazio la Rai che mi ha dato lo spunto per il video di oggi e spero tanto di avervi migliorato un pochino la giornata. Voi sicuramente l'avete migliorata a me e ci vediamo alla prossima avventura.